Non è una DeLorean, ma una mitica Borsig GR353, locomotiva a vapore classe 1926 delle Ferrovie della Calabria. Dimostra, anche senza i trucchi di Robert Zemeckis, come i viaggi nel tempo siano possibili. Per Einstein esistono due possibilità per superare le barriere temporali: correre a velocità incredibili o subire una grande attrazione. E quando vedremo arrivare il trenino a vapore della Sila, questa seconda ipotesi sarà realtà. Saremo tutti lì a guardarla sbuffare, con gli occhi spalancati e un grande sorriso. È il nostro sogno di bambini di ogni età che si realizza. Staccate il biglietto e sistematevi in una delle tre carrozze d'epoca. Siete pronti per un'esperienza sensazionale? Viaggiare nel tempo. Come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passerà. Davanti ai vostri occhi, paesaggi incantati, con i grandi boschi della Sila, che un tempo ricoprivano la Calabria fino allo stretto di Messina, così fitti da essere stati scelti come dimora dal dio Sileno. Storia e mitologia si intrecciano. La Magna Grecia arrivava fin qui e le tracce sono visibili nel santuario del lago Cecita, a breve distanza da Camigliatello. Bruzi, greci, romani, bizantini, longobardi, arabi. Fino all'anno 1000, tutta la storia del Mediterraneo e degli imperi romani d'Occidente e d'Oriente è passata di qui. Poi il Medioevo, con i Normanni, che diedero vita alla costruzione delle abbazie cistercensi, come la Florenze di San Giovanni in Fiore. Poi i re, fino ai Borbone, ultima famiglia regnante prima della spedizione dei Mille. Il viaggio è terminato e sono passati sotto i vostri occhi 2000 anni di storia. Forse anche di più, se spinti dalla curiosità, cercherete le tracce dell'Homo erectus, vissuto circa 700.000 anni fa sulle sponde del lago Arvo, insieme a quelle dell'uomo di Neanderthal sul lago Cecita, fino all'età del rame e del bronzo, con gli insediamenti di pescatori e le loro particolari tecniche di pesca. La locomotiva sbuffa e riparte tra nuvole di vapore spinta dal fischio del capostazione. Rimane l'emozione e senza effetti speciali. No, non è una DeLorean, è il trenino della Sila e vale il biglietto.